e sei anche consapevole, forse portatore sano di ingiunzioni a capire, al fine di tracciare un metamodello di ricognizione epistemica del mondo, a partire dalle immagini. Quindi, imagofago di intelligente e rara bulimia, egli tende a sottrarsi alla catarsi per gettarsi, sempre arsi, dentro il fuoco performativo della dialettica, intesa però solo come pelle impraticabile del linguaggio. E tutto questo a bordo di una inconsueta ed elegante intransigenza, che non offre soluzioni, ma offre solo un grumo linguistico che salva le ipotesi lottando contro le trascrizioni. Dunque, egli non descrive e non trascrive, ma ritaglia geometrie complesse e articolate che diventano una sorta di sommario del mondo, da leggere anche sottosopra. Ciò che colpisce è, in fondo, l'invito al labirinto, improvviso, cannibalesco, e per fortuna non risolto. Se posso sintetizzare, direi che il mix appeal del paradosso, nel senso etimologico del termine paradosso, ovvero nel senso che passa qualcosa, che qualcosa passa al fianco della doxa, ovvero dell'opinione comune, per fortuna senza toccarla. Dicevo, questo mix appeal del paradosso è un abito che Ghezzi potrebbe demiurgicamente indossare. Fu figurare cose mai viste, appunto, e una, se vogliamo, una specie di opera d'arte che consiste proprio nella scelta dei film che vengono fatti vedere. Dunque, là, appunto, tu sei meno conosciuto per i film che tu hai comunque fatto, credo. Allo stesso tempo, quello che fai va ben oltre una semplice presentazione, una scelta di film. Dunque, soprattutto nel corso degli anni, dunque, come fuori orario, formasse una specie di opera d'arte totale, diciamo, dove la stessa combinazione dei film in qualche modo assume un po' il valore di una mega citazione, che dunque può far venire in mente anche piuttosto le costellazioni di Walter Benjamin e un progetto di libro come Parigi, capitale del XIX secolo, di Benjamin, dove ugualmente Benjamin ha cercato di ricreare tutta l'Ottocento semplicemente attraverso una gigantesca mole di citazioni senza aggiungere quasi niente di suo. Da quando ho cominciato sventuratamente a riflettere sul cinema, cioè molto presto, non dico che ogni innocenza fosse perduta e sia stata perduta, però mi è parso, il cinema mi è parso veramente una grande occasione persa, già persa, cioè non c'è scampo. In questo senso trovo straordinarie le due principali immagini che sono legate all'inizio del cinema come l'abbiamo percepito fino ad oggi, più o meno fino ad oggi, fino a ieri l'altro. Ma sempre, credo che siamo in questo momento, in pochi secondi, oltre il momento in cui è accaduto, un po' Big Bang, credo che sia proprio una cosa di Big Bang, perché è stato un salto fortissimo quello del cinema, e non è stato un salto perché c'è tutta la lista. Il cinema è diventato il garante della società dello spettacolo. Il cinema ha permesso di vedere tutto il mondo in salette di inizialmente di pochi metri quadri e poi in grandi sale. Il cinema poi con l'ultima mutazione, quella televisiva, che dura ancora perché si svolge su schermi sui quali contemporaneamente insiste la televisione. Tutto questo è già un resto. Eppure un resto che colpì violentemente molte menti, ma anche molti spettatori semplici, anche nel periodo proprio della guerra, come soldati semplici che non hanno lasciato traccia, ma che hanno riempito le sale in una serie infinita di scontri, scaramucce, stermini, perché credo che il cinema abbia sterminato un bel po' di cose, con la sua pluralità proprio, col suo essere vario, spaventosamente vario e poi spaventosamente uguale se vai a vedere dentro, no? Il passaggio delle inquadrature, ma questa è già una cosa
anche questa differenza è una cosa arcaica, perché il cinema ha dato, con le prime due immagini, dicevo, segno dei Lumière, nel senso, se ci pensiamo, è una favola anche banalissima scritta da un finto adulto, no? Per i nipoti. C'è una bellissima foto di Louis Lumière nel suo studio con due suoi nipotini, nipotino e nipotina. Lui gli indica lo schermo, non si vede nella foto perché si vede un bianco, ma evidentemente c'era una cosa che non è stata captata, c'era abbastanza luce in questo interno. E questa è un'inquadratura sublime del vecchio nonno Lumière che indica questo schermo vuoto ai bambini. E la cosa più forte di queste immagini, che ora vi dico quali sono, ma l'avete già capito, i fratelli Lumière in questa favoletta insipida forse, i fratelli Lumière esordiscono con sostanzialmente due serie di inquadrature, di riprese. La prima, sottolineo che è la prima perché è stata girata molte volte, anche su supporti diversi, anche su carta. Credo che ne esistano già adesso più di una decina di esempi. Ogni tanto ne trovano qualcun altro, il fondo Lumière si allarga, non tanto quantitativamente, ma insomma si allarga. E cioè, non credo che sia ancora arrivata la voga dei finti Lumière, che arriverà. Cioè, questa sala trasformata in una sala Lumière non ci manca molto. Questo ossessivo ripetere, per motivi tutt'altro che ossessivi, per un semplice, come dire, per una semplice semplicità e facilità, ovvero la sortie des usines Lumière, l'uscita dalla fabbrica Lumière, filmavano il soggetto che evidentemente loro sembrava più interessante e più comodo nella situazione, scendevano 50 metri, mettevano la camera e si vede benissimo che c'è la camera nelle riprese, perché si diradano le file è una specie di quarto. A me sembra una sorta di pellizza da Volpedo con il settimo stato, il nono stato, non lo so, che avanzano verso la macchina da presa. Qualcuno appunto fa uno sguardo sorpreso, vanno avanti, cioè, chi è che ci ha fatto la fotografia. Ma e l'altra immagine cardine, come sapete, quella è molto più nota dell'uscita della fabbrica, mentre l'uscita della fabbrica è sicuramente la prima tra quelle che si possono vedere. È un po' sembra una storia astronautica. C'erano altri che stavano sperimentando le immagini in movimento, che in tutti però c'era una sorta di precoscienza, di prescienza del fatto che il cinema fosse ripetizione di un sogno, di un desiderio, ripetizione poi in senso anche francese, la prova di qualcosa che era già avvenuto. Questo secondo me è tutt'altro che limitativo. Dico che il cinema era morto in partenza, era fantomatico in partenza, perché l'altra immagine cardine è il famoso treno. L'arrivée du train en gare à la Ciotat non è una truffa, ma è molto staged, molto teatrale, nel senso che scendono delle comparse, degli attori, cioè la maggior parte dei personaggi erano dei personaggi, delle persone che scendono da questo treno sono amici dei Lumière. Quindi questo dà una coloritura di, da una parte di evento e dall'altra di domesticità, questa industria che è già super 8, cosa confermata dalle apparenti autolimitazioni vagheggiate e riconosciute con molta acutezza dai Lumière.